Buongiorno a tutti, cari amici e care amiche, dal vostro carissimo Giacomo Introna. Oggi vi mostrerò come preparare un buon minestrone di stagione. Questi sono gli ingredienti, ma prima di iniziare il video, se vi è piaciuto, condividete, mettete un like e iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Iscrivetevi numerosi. Allora, incominciamo subito. Questa è la bietola, la melanzana, il peperone rosso, la zucchina, pomodorini, zucca, porro, cipolla dorata, cavolo verde barese, costa di sedano, patata, verza, peperone giallo. Ora vi farò vedere come svilupparlo. Allora, innanzitutto prepariamo, mettiamo un piatto solare, così piano piano vi farò vedere come preparare un buon minestrone. Allora, incominciamo dalla zucchina. Sposto leggermente la telecamera. Ecco qua, la zucchina, si taglia la parte di sopra, diciamo, e la parte di dietro e si fa rondella in questo modo. Quando è piccola. Invece, se trovate la zucchina grande, la potete fare sia a rondella che in quattro pezzi. In questo modo, così vengono a dadini. Ho lasciata così a metà, sempre tagliando a fetta. Benissimo. Poi ci mettiamo vediamo un poco, ci mettiamo il porro, togliamo le foglie, quelle più dure, ecco fatto, e cominciamo a farlo a rondelle, o se volete lo potete fare anche in due parti, in questo modo. Lo potete fare sia così come avevamo fatto prima, ho fatto vedere la zucchina. E questo è il porro, buonissimo, dolce, saporito, dà un tocco di eleganza al minestrone che voi preparerete a casa vostra. Ecco qua, guardate che bello. Poi dopo del porro ci metteremo i pomodorini, che questi non devono mai mancare nel minestrone. Poi possiamo aprire la cipolla in questo modo, tagliando le due estremità, la cipolla dorata, mi è sfuggita a me. Ecco qua, guardate che bella. Ecco la cipollina, la dividiamo in due parti e la facciamo lo stesso a pezzetti. Poi dopo la cipolla passiamo al cavolo, cavolo verde, si può mettere anche il cavolo fiore, vedete che bello, lo lasciamo bene a tocchetti intero, o se lo volete ancora più piccolo lo potete fare in due parti. In questo modo. Ah, che buono il minestrone. Spero che il video vi stia piacendo. Poi ci mettiamo la melanzana, togliamo la parte del picciolo. La possiamo o farla in due parti così o addirittura pulire in questo modo. Dicevo, spero che il mio video vi stia piacendo. Condividete e iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Allora, questa melanzana la tagliamo così, la facciamo tipo rondello prima, almeno lasciamo qua 1 cm e poi la facciamo a cubetti in questo modo.
Questa è bella. La melenzana è ancora quella locale, non di serra. Allora, dopo la melenzana passiamo a un po' di peperone rosso, lo facciamo lo stesso a listarelli e poi tagliato a pezzetto. Poi prendiamo il peperone giallo, lo stesso lo facciamo, lo tagliamo un pezzetto. Naturalmente io sto facendo vedere in breve quello che faccio ogni giorno in, diciamo, in grandi quantità, non in grandi, in grandi quantità per la vendita. Dopo il peperone abbiamo detto i pomodorini, poi ci mettiamo la bietola, vedete, togliamo la radice, non serve, e la facciamo pezzetto. Con il minestrone si può aggiungere tante cose, ad esempio come potete aggiungere i fagioli borlotti, potete aggiungere i funghi, i carciofi, il finocchio anche. Ora apriamo la zucca, il cavolo, apriamo la zucca in questo modo, ecco qua. Togliamo la parte più dove ci sono i semini, la tagliamo in questo modo. Che bello, è l'arancione arancione. Questa è una zucca nostra locale. Poi la tagliamo in due parti e la facciamo stessa a cubetti in questo modo. Che bel minestrone, buonissimo. Io di solito a casa mi piacerebbe mangiare, anzi lo mangio a volte senza pasta, che è molto più buono, quindi mi piace. Poi tagliamo la verza, questa liscia, la verza cappuccio, la facciamo lo stesso a listarelli in questo modo. E dicevo, potete aggiungere i fagioli borlotti, i fagioli bianchi, potete aggiungere i funghi, qualsiasi tipo di fungo, potete aggiungere i carciofi, potete aggiungere i finocchi, potete aggiungere i spinaci, potete aggiungere tante verdure a vostro piacimento. E poi ci mettiamo la patata, togliamo la buccia in questo modo. Naturalmente sto accelerando. Qua la patata, benissimo. Poi la facciamo quattro pezzi. Naturalmente il minestrone lo si può fare anche passato, perché a volte le mamme preparano il minestrone passato perché non gli piacciono i tocchetti tutti interi, e invece a me piacciono molto. E nient'altro, ho messo quasi tutto. Sì, io spero che il video vi è piaciuto. Il sedano, naturalmente togliamo un pochino se ci sono i filamenti, in questo modo non c'è niente, perché di solito ai sedani c'è il filamento, i fili, e queste quando l'andate a mangiare per intero a pezzetti può dare fastidio. E vi stavo dicendo, io spero che il video vi è piaciuto tanto. Questo è il minestrone che preparo ogni giorno ai miei clienti. Naturalmente preparo anche i minestroni personalizzati, perché ci sono molte persone che non gli piacciono per esempio il peperone e che sono intolleranti alle verdure, melanzana, al cavolo, eccetera, eccetera. Io spero di nuovo che il video vi è piaciuto, vi prego di condividere, di mettere un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale Giacomo Introna. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti. Arrivederci, a presto al mio prossimo video sul mio canale, Giacomo Introna.